Allora, esordio migliore non poteva esserci in casa per il Casal Nuovo, soprattutto per te, per i due gol. Sì, vabbè, oggi l'importante era la vittoria perché abbiamo avuto un impegno infrasettimanale con la Coppa, però l'importante è stato i tre punti. Con mister Carlo Sanchez, una partita iniziata benissimo, a razzo proprio per la sua squadra, due gol in 10 minuti, poi forse un calo dovuto al caldo o anche all'incontro di mercoledì che c'è stato in Coppa. No, un calo dovuto soprattutto a una grossa prestazione del Forio, perché secondo me se Forio nel secondo tempo ha fatto veramente una grande partita, però è ancora da maggiore risalto alla nostra vittoria, perché comunque è stata una vittoria importante, voluta, giocata bene nei primi minuti, sofferta nel finale, sofferta per metà del secondo tempo, però sono queste le vittorie più belle che ti danno soddisfazione di allenare un gruppo così, così splendido. Infatti una squadra che sa soffrire e portare comunque a casa il risultato è una squadra che può andare lontano. Sì, oggi la più bella parola, perché sono entrato ancora in tensione, è stata la società che comunque diceva: guarda che a questa partita si pareggiano, quindi stai tranquillo. E questa è, per me è stata una grossa soddisfazione. Ritorno a ripetere, abbiamo fatto credo un grande primo tempo. Poi dei problemini fisici di qualcuno, delle disposizioni loro, della grande ripresa loro, hanno permesso di soffrire, però su queste partite che ci permetteranno di andare avanti. Per quello che io dico da un po' di tempo, un viaggio importante. Presidente, un esordio casalingo, bello, divertente, si è sofferto ma alla fine si è riuscito a portare l'intera posta in palio, si può continuare così? È vero, è stato molto sofferto, anche se abbiamo preso un gol che poteva benissimo essere evitato, e dopodiché dopo il loro gol abbiamo sofferto veramente. Diciamo che noi avevamo qualche mancanza al centrocampo e alla fine si è sentita, però i ragazzi hanno dimostrato attaccamento alla squadra. C'è stata anche una bella cornice di pubblico. Vero, e io credo che il primo quarto d'ora della partita è stata una cosa bellissima, che abbiamo coronato con un secondo gol che è stato favoloso. Allora, direttore, due partite, due vittorie, il passaggio del turno in Coppa Italia, questo Casal Nuovo non è solo una squadra da battere per gli addetti ai tifosi, lo sta dicendo anche il campo. Sono partite iniziali, siamo all'inizio, quindi non sappiamo mai come possono uscire le partite. Anche la partita di oggi sembrava chiusa dopo un quarto d'ora, ma non è così, perché se qualcuno si ricorda cosa è successo con il Forio Sessana domenica scorsa, sa che il Forio è una squadra che non molla mai. Giocatori importanti in campo, un allenatore importante e che hanno fatto bene, quindi voglio dire hanno lottato fino alla fine, e questo sarà il campionato. Io l'ho detto qualche domenica fa, questo campionato sarà più duro giocare contro coloro che magari non vanno per il campionato che quelli che vanno per il campionato. Allora, come dicevamo prima con mister Sanchez, una vittoria che vale doppio. Questa è una partita che in altre occasioni potreste anche pareggiare, perché noi abbiamo sbagliato 3-4 gol e quindi non abbiamo chiuso la partita, ma loro la potevano pareggiare alla fine. Però ecco, l'importante in queste partite è la vittoria. Come è arrivata non fa niente, però l'importante è la vittoria.